Cucù, ci siamo! Buongiorno a tutti, ben arrivati! Ciao a tutti, ciao Gerhard! Benissimo, perfetto, mi fa piacere. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Bene, dai che ripartiamo. Un minuto, faccio ancora il disclaimer. Ciao, salve a te, ciao, ciao Giovanni, ben arrivato. Non ti ho mai visto, nuovo, quindi mi fa piacere. Sei nuovo? O sei già un paio di anni o mesi che ti trovi nell'ambiente del Forex? Nella chat sei nuovo? Ok, magari mi hai già visto in qualche altro video, no? Ok, alla fine ripeto tutti di nuovo, io sono un po' diverso come trader, vado a vedere un trade fatto 2 settimane fa perché non mi interessa assolutamente niente e penso che neanche a voi interessa un trade di 2 settimane fa, quindi battiamo il prezzo nel momento in cui si sta muovendo e guardiamo logicamente nell'outlook weekly la possibilità di fare tutta la settimana una direzione, cioè una settimana non fare un trade a lungo termine, a meno che qualcuno di voi non faccia a lungo termine, io non ne sono capace, ma magari fare un trade guardando la direzione e non diciamo sul settimanale o sul daily, guardare un grafico non vuol dire che assolutamente devo fare trading da oggi fino a lunedì a venerdì. Non è semplice. Ok, vabbè. Quindi questa è la situazione. Poi euro-dollaro, partiamo dall'euro-dollaro che è comunque il nostro cavallo di battaglia, chiamiamolo così. Benissimo. Allora, euro-dollaro abbiamo una situazione un po' strana perché abbiamo un segnale long, una candela pin bar. Allora, abbiamo una pin bar che è questa candela qui, che spinge il prezzo a rialzo. La candela di oggi, appena partita, è un po' piatta, ha fatto un po' di salita, un po' di discesa, è un po' ferma, non si sa ancora come si muove. L'indicatore stocastico mi fa un segnale short e poi un segnale long. Allora, teoricamente, se io dovessi vedere la situazione adesso, guardando anche lo stocastico, direi che la situazione è rialzista. Ok? Quindi dobbiamo essere parziali quando si hanno delle operazioni short e si fa un'analisi. L'analisi non deve risultare short, deve risultare di parte. Quindi qui è inutile ingannarsi, dire ah no, ma no, potrebbe ancora scendere short da qui. No, la situazione è rialzista. L'unica cosa che non mi convince di questa zona qui rialzista è che l'ha fatto sulla banda di Bollinger Centrale, dovrebbe andare nella parte alta. Ed è questo è vero, si potrebbe ancora fare 250 pips e arrivare nella parte alta. L'unica cosa che non mi convince è che ha fatto sullo stocastico alto. Quello è il brutto. Se avessi avuto lo stocastico qui in basso e avrei avuto un segnale long, allora sarebbe più piacevole cercarsi un long sui massimi assoluti. A questo punto cancello anche lo short, l'analisi weekly non mi dà nessun spunto operativo anche perché noi deriviamo da un trend ribassista e un ritracciamento. Fino a prova contraria, questo è un ritracciamento. Guardiamo un po' un attimino il grafico. Deriviamo da un trend rialzista, ritracciamento, continuazione del trend, ritracciamento, bello corposo ritracciamento. Quindi questo potrebbe essere un ritracciamento. Quindi avendo adesso trend, ritracciamento, trend, ritracciamento che può diventare un trend, ritracciamento, continuazione del trend. Quindi praticamente vedete che questo ritracciamento così bello corposo non ha fatto un nuovo minimo, però fino a quando non mi va qui sopra continua ad essere un ritracciamento, potrebbe cominciare la fase ribassista. Quindi non mi convince questa fase rialzista, non mi convince, però purtroppo non convince, se non convince a me, non è che deve essere assolutamente un'idea adesso per non andare long. Il long ci sarebbe da fare su questi massimi qui, però non saprei dove stopparmi. Qui abbiamo il piercing della candela di nuovo qui. Io direi di stare un attimino un po' fermi a capire la giornata di oggi. Se la giornata di oggi si riporta sotto il piercing della candela, quindi prendiamo lo stocastico. Alla fine dobbiamo anche vedere, dobbiamo capire, perché l'unica cosa è quella, capire cosa succede.
Allora, prendiamo poi una bella trend line dritta, possibilmente, la mettiamo di un colore che si vede, la mettiamo in questo caso gialla perché si vede bene. Si vede? Sì, no? E la metto sopra il 50%. Quindi tolgo il Fibonacci che non mi serve più. E abbiamo questa situazione. Se la candela di lunedì, cioè la candela di oggi, si riporta così, magari anche quella di domani, se la candela di oggi si avvicina e basta, eh? Cioè più o meno oggi e domani, non tutta la settimana, mi ritrovo qui sotto, allora da qui in poi cerco la fase ribassista. Perché allora si capovolge nuovamente la situazione dello stocastico. Siamo sul piercing della candela lunga, siamo qui sotto, evitiamo, togliamo la forza, diciamo così, va a invalidare la pin bar, che sarebbe questa candela qui, viene invalidata la pin bar perché logicamente il corpo va a coprire questo, quindi praticamente questa spike non la vedo più, avrei una candela bella corposa fino a qui, quindi a un certo punto cercherei lo short, solo lì posso andare short. Il long eviterei di farlo proprio per il motivo che lo stocastico è alto. Questo per il weekly. Daily, candela daily. Allora, qui abbiamo una forca di peach. Adesso si è anche un po' spostata. Devo dire la verità, si è un po' spostata. Vediamo se si è spostata questa o la trend line. Si è spostata la trend line a questo punto, sì. Come vedete? Lo metto così. No, si è spostata la trend line. Ok. Appa. Torno indietro. Ci può tornare indietro. Si è spostata la trend line. Ok. Che infatti era questo minimo, trend line e il resto del canale. Ok. Togliamo i segnali, vediamo come siamo messi. Togliamo tutto. Via. Togliamo questo Fibonacci che ci ha rotto le scatole, fa tanta, tanta confusione. Guardiamo qui e siamo messi. Allora, noi deriviamo da un movimento della settimana scorsa che alla fine, dopo la salita che ha fatto, è riuscito a scendere e poi giovedì e venerdì si è rimangiato tutto lasciando il corpicino, quindi diventando una pin bar. A questo punto, siamo in congestione? Siamo in congestione, sì o no? Vediamo se qualcuno mi risponde. Dai, chi c'è? Siamo in congestione? Bravissimi, siamo in congestione di mercato. Questo vuol dire assolutamente è una notizia abbastanza buona. Per questo io eviterei di andare long. Perché? Allora, congestione, prima cosa, facciamoci due belle trend line, la costruiamo per chi è anche nuovo. La congestione verde e una linea rossa. Da cosa è costruita la congestione? Da un massimo assoluto, cioè da un massimo di una candela, io ho messo il corpo, non le spike, il corpo. Ci sono anche le congestioni con le spike, io preferisco il corpo perché ha una caratteristica molto importante. Quando viene rotto il corpo, allora sono fuori. Se notate, le candele che vengono dopo il minimo di tre candele, quindi una, due, tre candele, chiudono all'interno della candela lunga. La quarta candela rimane dentro, quindi conferma ancora di più la congestione. La quinta candela rimane dentro, questa è la sesta candela. Potrebbe arrivare a toccare, anche uscire da questa zona qui per poi tornare dentro, quindi rimanere in congestione. Quindi proprio per questo eviterei il long. Scusate, scusate, ogni tanto ancora un po' l'allergia che mi fa impazzire, scusatemi. Allora, quindi se arriva in questa zona qui, io non cercherei, grazie della salute, se arriva in questa zona qui, io non cercherei assolutamente un long, non cercherei neanche uno short, però se si arriva veloce, magari aspetterei che vada su, mi faccia una spike, quindi prendiamo la penna nera in questo caso, mi faccia una candela, una spike, quando ritorna giù, e ritorna dentro, allora da qui potrei andare a cercare, perché tornare da dentro all'interno della congestione potrei andare giù. A questo punto però ho un'altra cosa importante da dirvi. C'è qualcosa anche di importante nella congestione. Cos'è la congestione?
Andiamo a vedere un po' che cosa potrebbe riguardare questa congestione dove siamo noi adesso. Allora, prendiamo questa, la moltiplichiamo, la prendo e me la metto al centro, più o meno al centro. Allora, anche qui, facciamo quel Fibonacci, diciamo prima, sul corpo. Perfetta, l'avevo già messa al centro, quindi va benissimo. Togliamo il Fibonacci e via. Questa zona qui è il piercing, la parte centrale della candela. La mettiamo blu uguale, però la mettiamo tratteggiata così sappiamo che è la parte centrale. Mettiamo così. Ok? C'è la parte centrale. Cosa mi dice questa parte qui? Potrebbe essere la situazione di un take profit, quindi scendere fino a questa zona qui, prendere un take profit, poi tornare di nuovo su. Quindi la parte centrale è molto importante. Allora, vi faccio un esempio, copiandomi queste trend line. I webinar sono, non sono solo analisi, perché sarebbero noiosi. Sono anche, io punto molto sulla didattica, perché preferisco che poi l'analisi venga anche ripetuta da voi a casa senza star lì a ancora più spostata, senza che ci sia io o tutto quello che faccio praticamente è ripetibile, non è che sia io che ho gli strumenti per fare trading e voi no. Tutto quanto è basato su quello che ci dice il grafico. Proprio sull'Outlook Weekly, che non uso indicatori, è perfetto. Ma vedete qui aggiungo Fibonacci. Dobbiamo bloccare, andare a vedere dove c'è il Fibonacci, qui. Un po' laborioso, però dai, aspettiamoci più o meno. È questo. Allora, cosa dice questa? Vedete che questa candela rossa qui succede che torna su, zona centrale, torna giù, torna su, zona centrale, si ferma, sa perché? Quindi zona di take profit, vedete questa candela qui come range operativo aveva fatto i suoi 60 pips, ne abbiamo parlato di range operativo l'altro giorno, quindi se eravate long, take profit, zona del piercing era perfetta da prendere il profitto su questa candela daily. Ok, poi il giorno dopo si trova qui breakout della zona del piercing della candela precedente e si porta nella parte alta. Ok, quindi questa non era una congestione perché a una, due candele già la seconda chiude fuori, però ho l'esempio per il piercing, quindi l'ho fatto apposta per farvi solo l'esempio. Ok, non era una congestione. Tagliamo, quindi la zona centrale è assolutamente un buon punto per orientarsi. Ci si può orientare, ok? Quindi se adesso la candela di oggi, per esempio, mi scende fino a qui, sono 40 pips, potrebbe essere non finita, ma potrebbe scendere ancora, ma potrebbe dipende a che ora ci arriva, potrebbe essere la zona di take profit, se magari si va short. Se il prezzo ritorna in questa zona, bene. Se il prezzo riparte da qui, immaginatevi scende fino a qui. E abbiamo così, tanto mancano pochissimi pips, quindi inutile andare long. 15, allora da qui a qui sono 55 pips, ok? Immaginate che la candela di domani, dal massimo assoluto, si fa tutto questo tragitto qui. Se lo fa in un orario di punta, cioè alle 9, 10, io sono già qui, certo che cerco di puntarmi nella parte bassa, ok? Quindi il piercing è importantissimo per valutare quanto range operativo ho. Quindi un range operativo di una candela che mi fa un centinaio di pips non è tantissimo, ma per l'euro-dollaro è già abbastanza. Quindi in questo caso non punterei al long proprio per questo motivo, perché ritornare qui sopra e sono solo 16 pips non comporterebbe un trade salutare. Quindi a questo punto, se mi arrivo in questa zona qui, potrei cominciare a valutare un ritorno dentro la congestione e uno short. La prima rottura di una congestione è una falsa rottura solitamente. Quindi vuol dire che la prima candela che mi chiude fuori probabilmente è una falsa rottura. Se poi la seconda rottura è sempre nella stessa direzione, quindi se la prima mi chiude qui sotto, qui sopra, e la seconda rientra dentro, però mi chiude anche sopra, oppure mi chiude comunque sopra, allora la congestione è confermata che sia rialzista.
la rottura. Ma solitamente possiamo magari andare a vedere se troviamo qualcosina, delle congestioni, la prima rottura è sempre sbagliata. Allora, andiamo a vedere se troviamo, perché è anche difficile, in un periodo delle candele un po' strette, è difficile avere congestioni, però ne troveremo, dai. Ne troveremo, eccola qui, una, due, tre, guardate. Allora, questa qui è il massimo di una congestione, una, due, tre candele, questa qui è la rottura, parte a rialzo, chiude logicamente fuori, ritorna dentro la congestione, guardate, zac, e ritorna qui. Quindi questa è molto importante, ve la disegno appena, che così non occorre poi che sto tanto tempo. Però è importante secondo me, perché guardate, massimo. Vado un po' storto, però va bene, e questo è il minimo. Guardate questa congestione. Una, due, tre candele, rottura che è una falsa rottura, però la fa lo stesso, candela che rimane fuori, candela che ritorna dentro la congestione, questo era lo short. Prezzo che va sulla parte bassa della congestione, chiude fuori, di nuovo, ritorna dentro la congestione e poi mi riparte a rialzo. Quindi tutto questo pezzettino qui era tradabile da qui in poi. Ok? Adesso soltanto per prendere un esempio, perché purtroppo non ci sono tanti esempi, ma volevo farvi vedere se trovo un esempio di una congestione di quelle classiche. Congestione comunque lateralità, quindi già vedo qui che non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, no. No, 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 no. Come questa stessa storia, guardate, entra fuori. Anche qui il piercing della candela, guardate che precisione, è andato su per poi tornare giù. Abbiamo anche la media a 100 periodi qui. No, vabbè, dai, non voglio adesso perdere tempo a cercare altro perché vedo che non c'è tanta roba. Sul daily è difficile, più sull'H4 troveremo di più, ma una volta si trovavano molte di più congestioni perché il prezzo era molto più laterale. 1, 2, 3, falsa rottura, qui ritorna dentro, torna fuori, scusate, 1, 2, 3, no. No, dai, blocco qui perché sennò sto a guardare soltanto. Ecco qui, 1, 2, 3. Ecco, questo è l'esempio buono, bene, perfetto, anche perché l'ha fatto su una candela abbastanza lunga, quindi va bene. Allora, guardate. Cerco di andare dritto, eh. Una, due, tre candele all'interno, questa chiude anche all'interno, io qui sono andato un po' storto, chiude all'interno, la prima rottura è una falsa rottura. Infatti, il giorno dopo cerca di tornare dentro e poi ci torna dentro di nuovo. E infatti guardate dove va a toccare sul massimo assoluto. Quindi io continuo a dire che per me è meglio, per voi ancora meglio fare un webinar dove si imparano delle cose e non un webinar dove faccio delle analisi. Ok? Sarebbe più semplice per me, ve lo dico, sarebbe più semplice passare un'oretta a farvi vedere due trend line, ma non sono capace. Non sono capace di inventarmi una cosa per passare un'ora con voi. Preferisco la didattica e a volte anche il live trading, perché questo è il mio, io sono fatto così. Quindi vedete che la parte alta precisissima ritorna giù. E se qui anche vado a misurare ad occhio, la parte centrale che è il piercing, guardate come la parte centrale ha sempre attribuito uno scopo di movimento. Allora, no, quando fa la rottura vuol dire una candela, il corpo della candela che chiude sotto, non una spike. Non nel momento che la fa, ma quando la candela è chiusa, Giuseppe. Quindi questa è una falsa rottura perché la candela ha chiuso fuori, non ha fatto spike. Ok? Certo, dopo che la candela è chiusa, non prima. Quando è in movimento non stai guardando niente, il giorno dopo però ti trovi qui, riparte la candela, non va niente, qui ritorni dentro, qui sai che era la falsa rottura perché la prima solitamente è la falsa rottura, qui sai che torna dentro, hai il tuo long fino al piercing, ok? Poi con tutte le altre tecniche, il breakout di questa zona è l'altro long.
Lo short non lo fai. Chi ha detto di fare lo short? Qui dici? Ah, intendi dire qui? Giusto? Non intendevi qui lo short qui in alto, dici? Nonno, chi è che dici nonno? No, nonno. Mi hai dato del nonno. Ok, ho capito. No, no. Dov'è che intendi lo short tu? Qui? Sì, ho visto che hai scritto nonno. Prima avevi scritto nonno. Qui? Lo short è la prima. Qui non fai lo short. È una falsa rottura. Al limite puoi fare lo short sul piercing. Guarda il piercing, guarda la precisione. Io adesso lo faccio ad occhio, da qui a qui più o meno dovrebbe essere questa la parte centrale, no? Cerco di andare dritto. Guarda questa candela qui. Hai il piercing di questa e il piercing anche di questa. Lo faccio bene perché allora ti rendo l'idea, ma lo short non si fa, lo short di questa zona qui non lo fai. Allora, facciamo una cosa. Sto veloce, le metto tutte uguali, così hanno lo stesso colore, ma abbiamo capito. La mettiamo intera, la mettiamo di un colore che si veda, mettiamo così. Si vede così? No, non si vede niente, no? La mettiamo nera che si vede bene, no? Allora, ovvero aspettarsi la prima rottura dopo la candela successiva, fai operazione opposta, quindi in quel... Sì, certo. Certo contraria, chiaro. Allora una, lo mettiamo un po' più grossa. L'ho copiata, una, l'ho copiata anche 2 volte. Ok, poi la metto ad occhio qui, poi mi prendo un Fibonacci così sappiamo anche se l'ho messa giusta. Perfetto, direi il 50% va bene così, no? Ad occhio va bene così, ok? Quindi abbiamo il piercing della candela, tutte queste zone qui con tutte le spike qui sopra, vedete questa per esempio? Torna su con tutta la spike, sei dentro la congestione, una, due, tre candele, sei dentro, puoi andare long quando vuoi fino alla parte centrale. Sempre la parte centrale, mai andare a cercare le parti alte, perché la parte centrale, vedi, torna dentro sul piercing, torna dentro di qua, da qui in poi di nuovo lo short. Falsa rottura perché chiude fuori. Io so che la prima è la falsa rottura. La seconda candela del giorno dopo ritorna, chiude dentro, quindi mi conferma che questa era la falsa rottura. E il giorno dopo sul piercing della candela rossa oppure sul massimo, come volete voi, della candela precedente, quindi qui. Vorrei andare a prendere il piercing della candela. In questo caso prendo tutto il corpo, però, perché non è una congestione. Il 50% è questo. Volendo, prendendo solo il corpo, sicuramente avrei anche un effetto diverso. Andiamo a vedere, proprio ad occhio così. No, più basso ancora. No, va bene. Il piercing della congestione è il corpo. In questo caso tutta la candela, al 50%. Guarda, da qui puoi andare long, fino alla congestione nuovamente. Cioè, questo era il trade da fare. Da qui, adesso non si vede perché c'ho la penna nera, ok? Da qui, su questa candela qui lunga, target, il piercing. Torna giù, il giorno dopo, guarda, doveva toccare questa zona, chissà perché, poi ritorna su. Magari questo non lo si può fare. Quando va oltre questi due massimi qui, allora il trade praticamente lo fai sempre contando, poi lo puoi fare anche intraday, non è che lo devi fare nel daily. Guarda, i massimi di queste candele qui. E guarda, il trade fatto sui massimi di questa zona, target, il massimo assoluto. Basta, potrei andare avanti tutto il tempo così. Adesso però finisce. Il prezzo mi rimane in congestione anche se c'è la falsa rottura. La prima era una falsa rottura, quindi mi aspetto la seconda. Quindi dovrei prolungare questa,
Questa era la prima rottura, è una falsa rottura, questa è la seconda e non è più una falsa rottura, infatti non mi aspetto più di ritornare nella parte centrale. Oppala, se fermo lì il grafico, non mi aspetto più di ritornare nella parte centrale. Vedi, prima falsa rottura, seconda rottura, che non è la falsa, cerca di andare dentro, mi ritorna qui sotto, 30. Ci sta? Cioè io ho fatto, non è che mi sono preso un pezzo di grafico per farvi vedere, è quello che sta succedendo, quello che è successo, cioè, succederà sempre questo. Ok? Giuseppe, ci sei? Mi confermi? Va bene, perfetto. Bello, bello, mi hai detto. Allora, uno mi ha dato del nonno, tu mi dai del bello. So che sto scherzando, dai. Bello, bello, perché ci sono tante cose che magari non si sanno, che non vengono spiegate, ma dopo tanti 20 anni di trading, penso che sia arrivato il momento anche di spiegarle, no? Ha sbagliato a prenotarsi. Cosa deve prenotare? Ah, ok, va bene. Tanto l'euro-dollaro oggi torna su. Quindi nell'intraday per aggiornamento per chi c'era nel webinar precedente. Allora, nel webinar precedente abbiamo visto l'andamento, lo andiamo a confrontare. Infatti, vedi qui, perfettissimo, 3, è arrivato sul minimo, quindi mi riparte. Questo era una Y, probabilmente qui mi sta partendo qualcosa. Quindi da questo minimo qui comunque è finita, quindi hai fatto benissimo Francesco, è finita. Vedi? Tutto quello che si poteva fare soltanto se rompeva questo minimo. Non è andato, quindi se non fa quello si deve fare il contrario. Se non ha fatto questa zona qui non si fa. La togliamo queste robe qua, togliamo tutti i segnali, togliamo questa trend line, il massimo era questo, quindi si andava l'onda lì, però adesso lasciamolo stare. Questo è il ciclo 1, poi il movimento, comunque il ciclo 2. Siamo già nel ciclo 2 adesso. Uno, andiamo a vedere un attimino dove lo contiamo, l'1 e il 2. Questo potrebbe essere anche una Y, quello che ti dicevo prima, Francesco, quando il movimento non è chiaro, ma è in movimento. Quindi questo potrebbe. Questo non è che il movimento sale, poi scende, poi riparte. Quindi a questo punto, proprio perché sei sul minuto, potresti portare questo a essere un ciclo Y e da qui il ciclo 2 che ti fa un nuovo massimo. Ok? Però può essere anche questo un ciclo 1 fino a qui. In ogni caso, stiamo in attesa. Ciclo 1, ciclo 2. Aspettiamo. H1, doppio massimo, quello che vi dicevo prima. Sta per partire. Doppio massimo, ancora vale solo l'idea short da questa zona qui. Io long non ci vado per motivo che sull'H4 non dovrei andare qui in alto, quindi non cerco neanche di portarmi fino al pivot. Ok? Bene, quindi teniamo d'occhio queste zone. Infatti, guarda caso, sul doppio massimo sta cercando di girare. Quindi questo potrebbe essere dal punto di vista di una distribuzione già il max caos. Quindi se lo andiamo a vedere sul fascia, quanti bei trade che si potevano fare oggi, eh? Lo so, sul metodo fascia, guardiamo su 5 minuti, che adesso sta cercando, vedete che sta cercando già di girare, io non lo dico, però potrebbe essere questo il max caos. Infatti non è ancora uscito il dinamico fuori, se mi ritorna qui sotto continua a essere short. Continua a essere short, quindi la campana gaussiana gialla non riesce ad andare fuori. Nell'H1 è partita qui la campana gaussiana gialla, non è ancora finito il suo, lo sfogo rialzista non è ancora finito. Cambia la candela delle 11. Andiamo a vedere tra un pochettino. Torniamo nel nostro Outlook Weekly. Ok. Quindi abbiamo visto il weekly che non ci dice ancora niente, l'ho già spiegato prima, il daily con le sue congestioni, siamo comunque in congestione, quindi arrivare sul massimo di 1,21,62, torno un attimino qui, 1,21,62, 1,21,62 sarebbe
Questo è il massimo, però un attimino solo che 1,21,62 mi hanno detto, no? 1,21,62 qui non arriverebbe neanche a rompere il massimo di questa zona qui. Quindi anche se arriva ancora a 15 pips, ho ancora l'idea che siamo in congestione, quindi non vado a fare un nuovo massimo ciclicamente. Questo per chi c'era nel webinar precedente, dove sono andati a guardare bene i cicli, ok? Quindi il massimo è questo del ciclo 1, quindi del ciclo 1H4, quindi aspettiamo. Bene, H4 con il metodo ciclico senza contare niente, siamo sopra la media 48, quindi non contiamo nessuno degli indicatori, li guardiamo, ma sono veramente, sappiamo che questo qui è un ciclo, questa linea rosa qui è un ciclo 1, però non mi interessa, è un ciclo e basta. Un ciclo forte, quindi mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questo. Devo capire però come si comporta l'andamento. La minimo della compara gaussiana è questo, non ho ancora trovato il massimo della compara gaussiana. Quindi rimango neutro nell'outlook weekly. Rimango neutro, non ho ancora nessun punto. E anche qui l'unica cosa che potrei costruire è da questo minimo qui a questo minimo qui, perché ho l'unico. Vediamo se posso spostare. L'unico punto di appoggio è questo. Questo e questo. Quindi posso spostarmi questa qui. La posso spostare su questo massimo qui, su questo massimo assoluto qui. Ok? E potrei poi duplicare questo canale e spostarmelo nella parte centrale. Andiamo a vedere se combacia. Parte centrale, quindi me lo sposto anche qui. Allora. Per vedere se combacia, lo copio, quindi ne ho un altro e lo vado ad appoggiare su quello basso. Guardate, se lo appoggio su quello basso, combacia praticamente di pochissimo, quindi va benissimo lasciarlo così. Tolgo uno dei due, tolgo questo e abbiamo una forca di pitch. Semplice, no? Quindi abbiamo anche qui un punto importante da seguire. Qual è? Che se mi arriva adesso su questo massimo qui, potrei cominciare a vendere perché dalla parte centrale o mi porta nella parte alta o nella parte bassa, dipende da come ci arrivo. Se mi fa una rottura, conferma con una candela che chiude qui in alto, certo mi porto nella parte alta. Qui avrei però già una zona più alta di questa zona qui, che è il massimo assoluto, che è 1,21,71, andare qui in alto sono già 1,22,45. Non lo so. Con le 11 è partita anche la candela H1, quindi importante. Vedere come in questo orario qui, tanto sono pochi pips, sono 16 pips. Se si rimangia tutta questa candela qui, continua a essere ribassista. Quindi un consiglio per te singolare, Francesco, se segui la distribuzione sul minuto, ti potresti rifare lo short sulla rottura della trend line ciclica sul ciclo 2, contando adesso i cicli dal punto assoluto dove è ripartita. Quindi ti potresti rifare lo short nuovamente. Ok? Va bene. Io cerco sempre cioè, fare quello che abbiamo fatto nel webinar precedente, che lunedì c'era il webinar alle 9:30. Per chi c'era, cerco di aggiornarlo anche in questo webinar. Quindi abbiate un attimino pazienza se a volte dico delle cose che non c'entrano, è perché per chi c'era prima, logicamente, hanno un senso. Bene, poi per aggiornarvi, per chi è nuovo, visto che siete tanti, 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 mi metto qui, perché poi me lo dimentico, vi metto qui per chi vuole. Questi sono i miei contatti, aggiornatevi guardando il blog MP Agenda Forex. Qui è il mio blog, tutto gratuito, trovate tutti i video, praticamente quasi, 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 quasi tutti quelli che faccio, quindi potete vedere anche quello che è successo stamattina, ok? Fatemi uno screenshot con la macchina fotografica di GoToWebinar, vi fate uno screenshot, qui c'è la mia mail, questo è un sito per i robot, ok? E questo è il mio Skype MP Forex. Va bene? Benissimo. Quindi torniamo a noi, Eurodollaro l'abbiamo visto, partirei. Guardate quanto è brutta da tradare, ma brutta, brutta, brutta. Nell'audio CD, già lo dicevo la settimana scorsa che si era ristretto troppo e adesso ancora più stretto, abbiamo praticamente strettissimo, abbiamo quanti pips saranno? 270. Nel weekly questo è un
distanza. Questa era una distanza da fare un bel trail, 1000 pips, ma questo qui è ristretta, proprio la bocca si sta ristringendo, quindi questo vuol dire che prima o poi esplode. Da un punto di vista è brutto, da un punto di vista è bello, perché però se poi ti esplode così e continua ad andare sui minimi, non riesci a fare il trail. Quindi qui c'è un segnale sordo dai massimi, però rimane neutro. Quindi l'Audi USD Weekly non è bello. Nel daily avete parole? Io non ne ho più. Avete visto cosa sta succedendo? Dai, vediamo ad occhio così. Ma sai che bel mal di pancia? Ma sai che bel mal di pancia? Certo, perché anche per chi è nuovo, che magari non siete abituati a seguire un webinar mio, webinar di Paolo, sono ripetutivi perché sono ripetutivi, però è perché i grafici non hanno... Cioè sono quelli, cioè devi seguire questa. Allora, rosso, una. Me la copio, me la metto qui. Questa me la porto giù. Questa me la porto al centro. Quante volte l'ho copiata adesso? Andiamo a vedere se è al centro, più o meno dovrebbe essere questo il centro. Adesso l'ho copiata troppe. Questa la cancello. Ok, questa la mettiamo verde. Questa la mettiamo blu. Andiamo a misurare che sia anche giusto il piercing. Ahí. Me la concedete? Dai, la mettiamo un attimo più su. Dove si è fermato il prezzo? Io non ho parole perché ho l'esempio di prima, nuovamente il prezzo, se non riesco a metterlo sul 50%. Tolgo, lascio così, guarda, non lo tolgo nemmeno. Questo qui è lo short della settimana scorsa sul livello di resistenza. Cancelliamolo. Adesso ditemi voi. Dove il prezzo si è fermato. Siamo in congestione? Sì, ancora. La candela di oggi, logicamente, non ha ancora chiuso, quindi se la candela chiude, mi chiude fuori e poi continua, non è congestione, ma probabilmente chiuderà dentro. Però guardate dove si è fermato il prezzo. Ma dai, che adesso ho visto la lista. Ciao Giuseppe, ma un altro Giuseppe, Giuseppe S. Che piacere rivederti. Ma guarda, scusatemi se mi interrompo così, ma è perché non mi aspettavo. Grazie Giuseppe che sei venuto a fare capolino. Ma è un piacere tantissimo, un piacere mio. Ne parlavo l'altro giorno, ne ho parlato l'altro giorno proprio con l'amici. Ma io sto bene, grazie. Adesso continuo il webinar. Volevo fare una piccola interruzione perché ti ho visto. Mi fa tanto, tanto piacere, guarda. Poi magari ci sentiamo su Skype e ne parliamo. Guarda, ero tentato anche di mandarti un WhatsApp l'altro giorno. Perfetto, dai, ci aggiorniamo, continua il webinar, mi fa piacere che ci sei. Scusate l'interruzione, ragazzi, ma ogni tanto quando mi fa capolino qualcuno che non sento da mesi, anzi, forse era anche ora di sentirci, sono passati tanti mesi, quindi mi fa piacere che ci sei. Un abbraccio anche a te, dai, ci sentiamo magari su Skype con più calma, magari poi ti mando un WhatsApp, dai, che sei uno dei pochi che ha il mio WhatsApp privato anche, ma lo sai perché. In selezione. Grazie, grazie Giuseppe. Ok, perfetto. Allora, e poi comunque devo ancora venire dalle vostre parti. In Sicilia ci arrivo, eh. Appena aprono tutti i confini qua, la prima tappa sarà in Sicilia. Il mio WhatsApp te lo do, Francesco. Un po' di tempo poi te lo do. Poi il bello di WhatsApp è che vi posso anche bloccare. Ma siccome non uso altro che un mio WhatsApp e il mio telefono privato, lo do volentieri, non c'è problema, ma certo che non lo posso mettere privato sul sito perché sennò mi ammazzate di WhatsApp.
Ok, però andiamo avanti. Quindi abbiamo visto benissimo il 50% della congestione. Scusate il po' l'euforia, ma sono veramente contento di aver visto Giuseppe. Allora, quindi abbiamo visto che questa qui è la possibilità di entrare in short. Possiamo andare a vedere anche nel 4 ore come siamo messi. Max Gauss, che era questo, chiusura di una campana gaussiana. Questo è il bello perché abbiamo qui la chiusura di una campana gaussiana, andiamo a vedere bene, partita qui, chiusa qui, mi riparte, è diventata debole, quindi guardate proprio il piercing di questo massimo qui, a questo massimo qui, lo disegno proprio perché ve lo faccio vedere, guardate, il 50% è questo. Se noi siamo già stati diventati ribassisti, andato sotto il 50%, lo ha ritestato. E da qui comincia la fase ribassista. Questa analisi qui è molto semplice perché se la campana gaussiana è partita qui e questa non è una Y, ma comincia, vedete che comincia a diventare ribassista, allora io ho un segnale short su questa resistenza qui, o supporto. Su questo supporto qui ho la fase ribassista, esattamente qui. Quindi se adesso il prezzo mi ritorna qui, in questa zona qui, sono short. Come siamo messi a media 100 periodi? Siamo qui, abbiamo ancora tutto lo spazio. Quindi da qui in poi short e non, ci si è, e non, non si tiene più. Per chi è più audace potrebbe provarlo già da qui. Ok? Però io aspetterei una rottura di questa zona di supporto più o meno, questa è la zona di entrare short. Ok? Benissimo. Quindi abbiamo visto anche l'audio SD. Andiamo a vedere intanto un occhio all'euro-dollaro per capire, ancora fermo lì. Daily ha fatto la croce, ragazzi. Non sa cosa fare. Intanto lampeggia, non sa cosa fare. Quindi conferma l'idea forse dell'H1 doppio massimo, ma non lo so. Abbiamo preso in watch list la settimana scorsa il GBP yen sterlina contro lo yen. Ok? Sterlina contro lo yen su una panoramica del grafico. Andiamo a vedere un po' un attimino. È un mercato che è sui massimi assoluti, sul weekly non è neanche tanto grafico. Praticamente vedete che il 2018 ha fatto la sua discesa, poi è salito qui un attimino, qui ha fatto il minimo assoluto nel 2020, l'anno scorso a marzo, poi ha fatto questa salita bella forte di 3.000 pips, ok? Riportandosi vicino ai massimi assoluti. Adesso a questo punto, vedendolo così, sembra un grafico abbastanza buono. Potrei capire se potrei cominciare a fare uno short, proprio perché siamo sui massimi assoluti, in un time frame weekly non andrei a mettere le mani a toccarlo. La congestione vale su tutti i time frame, non solo su H1. Su H1 non l'ho mai vista finora, cioè non l'ho fatta mai vedere, Giuseppe. Ti stai confondendo perché tutto quello che ho fatto qui è H4 daily o weekly. H1 non l'ho mai fatta vedere, ma la congestione vale in tutti i time frame. Chiaro che se tu lo vai a vedere su un time frame a 5 minuti oppure anche H1, non è proprio tanto da considerare, è più da considerare su un time frame più ampio. Ok? Perché è un'evoluzione ponderata, fatta con chi la pensa a lungo termine, chi la pensa veramente aspettandosi una zona. Invece se vai su 5 minuti verrebbe rotta. Da H4 in su io la considererei, non andrei a vedere. Su H1 potrebbe anche succedere che va in congestione, ma immagina che esce un dato ti fa 40 pips. Lì chiaro che rimane in congestione e il 50% della candela automaticamente è il piercing, quindi è un'altra struttura. Guarderei più l'H4 in su. Ok? Via. Sul weekly del GBP yen, qui abbiamo un segnale long, che è più o meno in questa zona qui. Ok? Lo disegno così, visto che abbiamo le bande di Bollinger, vado a vedere dove coincide. Vedete che è neutro, non ha toccato neanche questa zona qui. Quindi il segnale long non era neanche da fare. Questo segnale short qui sì, questo no. Rimane lì un po' nell'aria. Sul weekly non ho segnali, devo dire la verità, non ci sono dei segnali. Potrei guardare se aggiungendo qualche trend line, ma non lo so, proprio ad occhio così, proprio per dire che c'è qualcosa, ma vorrei guardare. Questo minimo qui,
No, ma è troppo, è proprio un canale, non c'è, sì, al limite la parte centrale, ma io, guardate, faccio così e mi lascio una trend line di resistenza, ma non vado a cercarmi analisi dove non ci sono, cioè andare a cercare un segnale dove non ci sono sarebbe veramente una perdita di tempo. Quindi la lasciamo così e vediamo come si comporta, se arriva in questa zona. Segnale short a questa zona qui lo cancello, non ho segnali short. Con candele weekly non l'ha fatto, è inutile che andiamo a prendere due candele weekly, due candele qua, dai, dammi questa 30. Ok, quindi niente su weekly, non ci sono segnali. Sul daily, che abbiamo questa forca di pitch che sale, rialza, tutto il resto, no, rimane troppo, troppo lateralità. Niente, mi devo purtroppo passare a un time frame inferiore per capire questa che si è spostata. È questa qui. Ok, allora trend line di sostegno. Niente, non c'è proprio niente. Tutto fermo, non è cambiato l'andamento. L'unica cosa è che qui ho il minimo di Gauss. E questo è il max Gauss che ancora non è confermato, quindi sto cercando, lo metto qui, sto cercando il max Gauss. Quando avrò il max Gauss, allora una rottura, questa è bellina, però una rottura di questa zona qui. Se metto una freccia vale per tutta la trend line. Vi ricordo che avete la possibilità di, già c'era questa qui, che avete la possibilità cliccando la macchina fotografica del programma GoToWebinar per fare uno screenshot se volete salvarvi l'analisi e poi una rottura di questa resistenza io la metto qui, cioè praticamente anzi la metto qui, tanto vale per tutta la trend line, vale sia per questa zona qui che per questa zona qui. Si incomincia ad andare qui sotto, addirittura c'è anche un canale che possiamo anche allungare un attimino. Se va anche sotto qui dentro, poi abbiamo la situazione ribassista con il primo take profit qui. Ok? Il secondo take profit lo lascio ancora in disparte, lo tolgo. Ok? Quindi da questa zona qui 300 pips. La macchina fotografica, nel pannellino di controllo di GoToWebinar, da qualche parte dovrebbe esserci una macchina fotografica. Me lo confermate che Francesco non riesce a trovarlo? Giuseppe, tu la trovi? Sì, c'è. Giuseppe l'ha trovata, quindi se c'è per Giuseppe c'è anche per te, c'è per tutti. In alto, dice l'altro Giuseppe. Ah, se metti il video aperto non si vede, dice Peppe, Peppino dice così. Adesso vi devo, cioè, tre Giuseppi, quindi se metti il video aperto non si vede. Devi restringere il video. Ok. Comunque c'è, cercala. Nelle funzioni, dai, smanetta un po' la trovo. Ok. Una coppia che è uscita un po' dagli schermi, l'hai trovata, perché è uscita un po' dagli schermi, il CAD-Yen. CAD-Yen, un attimo però, prima di andare al CAD-Yen, che la facciamo come ultima coppia, guardiamo l'euro-dollaro, come si sta formando sul minuto. Allora, qui per te, Francesco, per chi usa i cicli, senza sapere niente, questa dovrebbe essere, anche se un po' stretta, è il ciclo 2. In ogni caso, se non è il ciclo 2, questa è una zona da entrare short, però aspetterei, a questo punto, visto che sei ancora vicino, una rottura del minimo. La mettiamo gialla. Sì, c'hai ragione tu, Andrea. Io i webinar li faccio veramente per passione, cioè è una mia passione fare i webinar. Una cosa anche perché li faccio perché sennò non farei le analisi, perché sono un po' pigro, poi ho già fatto un periodo, non li ho fatti, poi non fai più tutte queste analisi. Quindi vi faccio anche, mi sono un po' motivato di farli proprio per questo motivo qua. Però proprio mi piace, li faccio con passione. Allora, questo è un ciclo 1. Vediamo
ho messo questo qui. Ciclo 1. Questo è il ciclo 2. La lascio ferma qui. Quando sarà finito il ciclo 2, ciclo 1, ciclo 2 mi aspetto un nuovo massimo se lo fa, se non lo fa diventa ribassista. Se invece poi mi fa un ciclo 2 posso aggiungere la trend line e col ciclo 3 divento ribassista. Quindi ancora c'è spazio. Non andrei short sui massimi assoluti, no. Ancora no. Ok? Mi è partito, pensavo fosse questo il ciclo 2, ma in verità c'è qualcosa che non va, quindi lascio qui il ciclo 1, finito qui, e da qui il ciclo 2. Quindi il ciclo 1 finisce qui, e da qui il ciclo 2. Sul minuto devi purtroppo essere sempre veloce a cambiare questa cosa. Poi sull'H1 siamo ancora nel ciclo 2, con questa candela che ha cercato di andare giù, anche qui, piercing mortale. Ok. Allora, ultima coppia per quest'oggi, CAD yen, CAD yen. Notate una differenza tra il CAD yen e l'AUD/USD? A parte il colore del grafico? Cosa si nota? Ve lo rimetto, guardate. Guardate come si è ristretto proprio il canale delle bande dei Bollinger che si sono ristrette a un 250 pips più o meno, invece se andiamo sul CAD/JPY abbiamo le bande di Bollinger che non ci stanno neanche nel monitor, sono 1200 pips. Ok? Quindi già la differenza la vedo da qui, dove qui poi erano anche strette. Quindi dopo che sono ristrette sono scappate via. Ok? Quindi in questo caso qui io ho un imminente segnale short. Segnali sono avuto in questa zona qui. Allora, purtroppo io non ho segnali comunque, cioè non è che posso dire io vado short sotto questo minimo, non ho una segnale chiara, ok? Non ho proprio veramente nessun punto di appoggio dove fermarmi. Potrei provare a vedere, ma no, sono tutti presi così. No, non ci sono dei punti. Forse questo, guarda, adesso che lo vedo, voglio vedere se riusciamo a segnare questo, ma non ho su nessun punto, a meno che non sia questo e combacia con questo. No, non ho punti di no, lo cancello proprio, non mi piace. Non ho nessun punto di appoggio, cioè non posso inventarmi uno short se non c'è nessun punto. Se fossi stato sulla banda di Bollinger l'altra e avrei un segnale short, sì, ma a questo punto potrebbe farmi un nuovo massimo per andare poi sulla banda di Bollinger short. Quindi no, non c'è niente. Nel daily avevamo questa situazione che assolutamente non è andata a buon fine, perché vedete non ha mai dato un segnale, a meno che non l'ha dato su questa candela, ma avrebbe pagato 30 pips, se non si perdeva più, è tornato sui massimi. Anche la zona del 50% di Fibonacci, allora fatemi un attimino controllare, perché l'avevo messa qui, questo qui, la zona del 50% era questa. Ho messo questo Fibonacci, ma ormai è stato interrotto, quindi no, non ho nessun punto. No, vedete quanto è difficile fare un'analisi su un grafico che è direzionale. Quando un grafico è direzionale, non hai nessun punto dove appoggiarti. Ce l'avevamo, non mi ricordo che coppia era, il dollaro yen. Sul dollaro yen vi faccio vedere l'esempio, che dopo tanto, 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 tanto è arrivato il segnale, era qui dove è il dollaro yen. L'unico segnale che avevo poi, che è andato a buon fine, era sulla banda di Bollinger Alta, dopo che ha fatto tutta questa salita, sul piercing, sulla banda di Bollinger Alta con il segnale dello stocastico, un classico, guardate, poi ha pagato i suoi 250 pips. La stessa cosa avevo sul daily, avevo tutta questa salita ininterrotta, tutta salita, 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 non potevo mettere nessun punto dove fermarmi, poi il Fibonacci è stato messo per questa analisi qui, non per questa, ma qui. Dopo la prima candelina rossa che aveva abbandonato i massimi, qui c'è stato il primo segnale, infatti poi ha pagato. Ok? Questo ho fatto un trade mega galattico, anche per questo sono fermo, perché me lo sono tenuto veramente tanto, ma con tanti lotti pesanti ero. Quindi
ho mediato su queste operazioni qua, ho piramidato, meglio dire, su questa operazione qui, quindi mi sono anche un po' fermato anche per questo motivo. A questo punto però siamo fermi, aggiustiamo anche questo, già che ci siamo, non ho più fatto niente, ma solo per dirvi quando un grafico non ha, quando un grafico non ha nessun punto di appoggio, non si possono fare le analisi. Quando era qui non si potevano fare analisi fino a qui, fino a qui, fino a qui, fino a dove ho avuto poi il primo punto di appoggio. Ok? Quindi ritorniamo nel nostro KDN daily, nessun punto d'appoggio. Allora, sul weekly abbiamo visto zero assoluto. Nel daily, adesso piano piano va via la voce perché dopo un'ora. Ok. Allora, sul daily abbiamo l'abbandono del massimo assoluto, tre massimi decrescenti, questa candela rossa qui che si ferma, un piercing di una candela, ma non ho nessun punto veramente d'appoggio. Ho una zona di pullback molto forte che è questa, dovrei capire se mi chiude questo qui sotto. Allora, a questo punto l'unica cosa da fare è un Fibonacci da questo minimo qui a questo massimo qui. Capire la zona di pullback che è questa. La mettiamo nera. Anzi, mettiamo già, no, già la si vede male, ben detto. La zona di pullback che è questa. Esattamente qui. Vabbè, qui. No, non mi piace, la lascio così, non c'ho analisi, veramente. Mi dispiace. Posso guardare forse se trovo la possibilità di inserire qualcosa che ci dia un ordine. No, troppo complicata. Non è un'analisi semplice, quindi è complicata e non mi piace. No. Ed è difficile perché il grafico è troppo alto. Zero assoluto. KDN, passiamo. Questo è un KDN a 4 ore, non so perché è daily, ma è 4 ore. Abbiamo il minimo qui di Gauss. Max Gauss, che probabilmente, visto l'andamento, per quello vi dico che è un grafico che dovrebbe essere in una zona di vendita. Quindi questa zona qui, questa la togliamo, ormai è troppo andata. Spero di non aver fatto l'analisi su un grafico H1 l'altra volta, forse per stanchezza, forse l'ho anche fatto, non lo so. Il minimo di Gauss, massimo di Gauss, nessun punto d'appoggio. Queste trend line sono troppo verticali per essere una trend line, troppo lineare, non mi piace. Devo aspettare a questo punto. No, una rottura di questa zona qui potrebbe essere interessante, ma no, aspettiamo che il grafico torni sotto la media a 48. Se torna qui sotto, poi decidiamo in base alla campana gaussiana di poterlo shortare. Ok? Quindi sotto la media 48, non voglio neanche inserire trend line regolari, niente, lo lascio così. Sotto la media 48 è short perché conclude la sua distribuzione. Ok? Altro non ho da aggiungere. Quindi abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto il JPY Yen, abbiamo visto il CAD Yen, il dollaro yen l'abbiamo visto di sfuggita. Adesso potremmo guardare questa cosa qui, è carina perché tanto la lasciamo per ultima, però andiamo a vedere un attimino come si sta componendo sul minuto euro dollaro. Ok, vedete che ha cercato di fare un nuovo massimo, è tornato giù. Se non mi fa un nuovo massimo adesso, si potrebbe incominciare ad avere l'idea sorta da questa zona qui. E non dico che sono segnali questi, eh. Un attimino di conferma, aspettare sempre la conferma. Questo è il ciclo 1, vorrei capire come chiude il ciclo 2. Cioè, vorrei capire se da questa zona qui incomincia ad andare short, abbiamo tutta la fase di chiusura. Quindi a questo punto, come se fosse una trend line ciclica, io potrei aggiungere da qui a qui, a questo
questa zona qui, una trend line ciclica. Allora. Ok, quindi anche questa qui una zona di chiusura distribuzione. Chiusura ciclo, chiusura distribuzione. Potrebbe essere un'idea per capire come chiude il ciclo 2. Se il ciclo 2 mi chiude ribassista sotto questa zona qui o più o meno questa zona qui, allora il ciclo 3 diventerebbe ribassista. Se no lasciatelo andare, non fate niente. Ok, torniamo qui e poi vi lascio. Facciamo l'ultima del USD Yen. USD Yen, situazione ribassista, non abbiamo toccato la banda di Bollinger bassa o centrale, quindi continua a essere una situazione ribassista. Qui vedete che abbiamo una candela lunga con gestione, una, due, tre candele. Se questa terza candela daily e weekly mi chiude all'interno, abbiamo una congestione weekly che è molto importante e sul piercing continuerebbe la fase ribassista su questa zona qui. Quindi qui non aggiungo altro perché capito la congestione, sapete che questa zona qui è la zona alta. Sebbene un pochettino chiuso sopra, chiudiamo un po' gli occhettini che per questa roba qua, insomma, un po' la precisione nel trading non esiste, dobbiamo valutare anche questo. Ok? Quindi questa è poi la parte centrale, da qui in poi short. La parte centrale addirittura mi sa che è un po' più alta di questa, però io cercherei di andare sul corpo, la parte centrale è questa. E più o meno in questa zona qui 1,8, 1,850, la zona short da replicare sul weekly. Sul daily, che abbiamo questo Fibonacci qui, cerchiamo di vedere, intanto non ci interessa più questa zona qui, quindi a questo punto io cancellerei, anzi siamo lì così che porta bene. Abbiamo qui il primo segnale short, ormai ha pagato tutto, quindi questi segnali qui li posso cancellare. Me li metto qui, che se magari mi servono ce li ho. Tolgo questa zona qui. Tolgo anche questa. Ok, tolgo anche questa. Tolgo, vabbè, tolgo tutto da qui. Ok, dove siamo? Sul 50%. La candela daily è una pin bar, già sta mostrando veramente debolezza. Siamo però anche qui all'interno di una candela lunga e se notate il 50%, il piercing è un po' più basso, ma siamo sul 50%. È un po' strana come analisi. Andiamo a vedere se riusciamo a trovarci qualcosa in più. Scegliamo anche questa. Prima cosa, il trend è questo. Questo è un ritracciamento, quindi potrebbe continuare la fase ribassista. Questo è già ad occhio una cosa che sappiamo. Poi abbiamo questo minimo qui, con questo minimo qui, appoggiato a questo massimo qui. Questo è l'unico canale che io ho. A questo punto, no, niente, è difficile. L'unico short che io mi vedo, ed è purtroppo anche molto lontano, è questo. Cioè, se incomincia la discesa e mi ritorna sotto questa zona qui, sono veramente da qui 900 pips, bisogna vedere se riesce a farli in uno o due giorni. Se mi ritorna da qui, allora cercherei la fase ribassista. Perché allora continuerebbe lo short di questo. Ricordiamoci, trend primario, ritracciamento, continuazione di trend. Ok? Però se questa qui è un'inversione, questo diventa il trend e questo diventa il ritracciamento e questa è la continuazione. Quindi solo qui io so se continua il trend. E normalmente solo qui so se continua il trend primario, che è questo. Ok? Bene, io ragazzi vi ringrazio della partecipazione, siamo un po' oltre il tempo, devo chiudere perché sennò si arrabbiano perché la registrazione è troppo lunga. Io vi ringrazio della partecipazione, ci si sente, fermo lì sui massimi ancora, l'euro-dollaro, ci si sente domani mattina per chi vuole il webinar intraday, 9 e un quarto, se no tutta la settimana. I miei link li trovate nel mio blog, trovate il link per seguirmi, tutto gratuito. Grazie a tutti, ciao ciao, buona giornata a tutti, ciao ciao.